Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna. Guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini. Attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che sei amore, sia santificato il tuo volere, venga il tuo regno, la tua volontà, come in cielo sia gloria nei nostri infinito, eterno, immenso, tuo volere, insegnaci il tuo perdono, per essere perdono ai fratelli, donaci tre pani della vita, nell'infinito. Tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre, tu che sei la vita vera. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 46, 5 febbraio 1913. Questa mattina il mio sempre amabile Gesù, ad ombra e a lampo, è venuto e mi ha detto: Figlia mia, chi non fa la mia volontà non ha ragione di vivere sulla terra. La vita si rende senza scopo, senza mezzi e senza fine. È proprio come un albero che non sa e non può produrre alcun frutto, o al più frutti velenosi, che avvelena sempre più se stesso e avvelena chiunque imprudentemente li potesse mangiare. Questo albero non fa altro che rubare le povere fatiche dell'agricoltore che con stenti e sudori gli ha d'intorno a zappargli il terreno.
Così l'anima che non fa la mia volontà sta in continua attitudine di derubarmi e di furti che mi fa li converte in veleno, sicché mi è d'intorno a derubarmi. Mi ruba l'opera della creazione, della redenzione e della santificazione a suo riguardo. Mi ruba la luce del sole, il cibo che prende, l'aria che respira, l'acqua che la disseta, il fuoco che la riscalda, il terreno che calpesta, perché tutto questo è di chi fa la mia volontà, tutto ciò che è mio è loro. Invece chi non fa la mia volontà non ha nessun diritto e quindi mi sento continuamente derubato. Sicché chi non fa la mia volontà si deve tenere come straniero nocivo e fraudolento e quindi è necessario incatenarlo e gettarlo nelle carceri più profonde. E detto ciò è scomparso come un lampo. Un altro giorno venendo mi ha detto: figlia mia, vuoi sapere che differenza passa tra la mia volontà e l'amore? La mia volontà è sole, l'amore è fuoco. La mia volontà come sole non ha bisogno d'alimento, né cresce né decresce nella luce e nel calore, sempre uguale a se stesso, sempre purissima la sua luce. Invece il fuoco che simboleggia l'amore ha bisogno di legna per alimentarsi. E se la legna manca giunge anche a smorzarsi. Cresce e decresce secondo la legna che si mette. Quindi è soggetta di instabilità e la sua luce è sempre fosca, mista con fumo, specie se l'amore non è regolato dalla mia volontà. Detto ciò è scomparso e mi è restata nella mia mente una luce in cui comprendevo che la volontà di Dio all'anima è come un sole, perché le azioni che si fanno come volute da Dio formano una sola cosa con la volontà divina ed ecco che si forma il sole. La legna che mantiene questo sole è l'azione umana e tutto l'essere proprio unito all'azione e all'essere divino. Sicché l'anima diventa legna essa stessa, somministrata dalla volontà divina, e questa legna non può mancare. Perciò questo sole non ha bisogno di alimento, né cresce né decresce. È sempre uguale a se stesso. È purissima la sua luce, perché prende parte a tutto. E l'essere divino e le legne divine non vengono mai meno e non sono soggette a fumo. Non mi spiego di più perché credo che il resto si comprende da se stesso in riguardo all'amore. Capitolo 47. La volontà di Dio è oppio che addormenta l'umano nell'anima. Continuando il mio solito stato ed avendo fatto la Santa Comunione, il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: figlia mia, la mia volontà è come l'oppio al corpo. I poveri pazienti, dovendo subire un'operazione, un taglio di una gamba, di un braccio, li addormentano con l'oppio. Con ciò non vengono a sentire l'acerbità del dolore e dopo svegliati si trovano con gli effetti dell'operazione fatta. E se non hanno sofferto tanto, la virtù è stata tutta dell'oppio. Tale è la mia volontà. È oppio dell'anima che addormenta l'intelligenza, l'amore proprio, la propria stima, tutto ciò che è umano. E non fa penetrare fino a fondo un dispiacere, la calunnia, la sofferenza, uno stato di pene interne dell'anima, perché l'oppio della mia volontà la tiene come addormentata. Ma con ciò si trova gli stessi effetti, gli stessi meriti, anzi, o quanto li supera, come se avesse sentito ben bene quella sofferenza. Con questa differenza, che l'oppio del corpo si compra e non si può usare spesso, tutti i giorni, e se si volesse abusare resterebbe la persona stupidita, specie se è di costituzione debole. Invece l'oppio della mia volontà lo do gratis, e si può prendere a tutti i momenti, e quanto più spesso l'anima lo prende, tanta più luce di ragione acquista, e se è debole acquista la fortezza divina. Dopo ciò mi pareva di vedere persone a me d'intorno, ed io ho detto a Gesù: chi sono? E Gesù: sono quelli che ti affidai da qualche tempo, te li raccomando, vigila su di loro. Perciò voglio formare questo nodo d'unione tra te e loro per averle sempre intorno a me. E mi indicava una in modo speciale, ed io: ah Gesù, hai dimenticato la mia miseria nullità e il bisogno estremo che ho, che farò? E Gesù: figlia mia, tu non farai nulla, come nulla mai hai fatto. Io solo parlerò e farò in te e parlerò per mezzo della bocca tua. Solo che lo voglia tu fare e che ci sia buona disposizione in loro, io mi presterò a tutto. Ed ancorché ti tenessi addormentata nella mia volontà, quando sarà necessaria ti sveglierò e ti farò parlare riguardo loro. Io mi delizierò più in te, sentendo di parlare nella veglia,
e nel sonno della mia volontà. Bene, abbiamo alcune considerazioni molto forti di Gesù con cui si apre il primo dei due capitoli, e forti ma certamente salutari e assolutamente fondate, come vedremo, anche se volte a farci riflettere. E poi abbiamo queste due splendide immagini. La prima riprende quello della meditazione di ieri, sole e fuoco, o divina volontà e amore, e poi quest'altra, questa simpatica ma assai profonda e significativa analogia che Gesù pone tra l'oppio, a quei tempi insomma gli anestetici non erano molto sviluppati, potremmo chiamarla comunque l'anestesia del corpo, ampliando un po' lo spettro di semantico di comprensione, e la divina volontà per quanto riguarda alcuni effetti del tutto peculiari che produce nell'anima, che anche qui chi ne ha già fatto esperienza immediatamente riconosce e comprende. E se non si è fatta ancora esperienza di alcune cose, segno che l'unione, il legame con la divina volontà è ancora carente, ecco, piccolo, embrionale, incipiente, non sufficiente, insomma, ecco. Allora, detto senza mezzi termini, e in effetti Gesù non dice insomma le cose con mezzi termini, chi non fa attenzione, qui Gesù dice anzitutto, quindi non è solo qui non parla di chi vive nella divina volontà, attenzione, ma chi almeno non fa la mia volontà, lo dice per tre volte: figlia mia, chi non fa la mia volontà non ha ragione di vivere sulla terra. Così l'anima che non fa la mia volontà, puntini puntini. E poi conclude: sicché chi non fa la mia volontà, eccetera, eccetera. Teniamo noi sempre presente questa distinzione, ecco, perché il fare in qualche modo la divina volontà, quindi come atto di obbedienza volontaria e personale a ciò che Dio vuole, questo è ciò a cui sono obbligati perché stanno i comandamenti, insomma, e il resto, no? Certamente non costretti, ecco, perché le obbligazioni che dà nostro Signore sono obbligazioni che devono essere riconosciute e messe in pratica con atto libero e volontario da parte delle creature, no? Ma sono comunque vincolanti. Cioè, Santa Teresa diceva: se non osservi 10 comandamenti, volontariamente, chiaramente, e non vivi in grazia, non puoi accedere all'eterna salvezza. Questo è anche, insomma, l'insegnamento comune della dottrina della Chiesa, certo, salve sempre tutte quante le circostanze concrete e varie, insomma, in cui la persona può venirsi a trovare, e quindi occorre evidentemente fare questi distinguo soggettivi, ma in generale diciamo che vige questo principio. E spiega, cioè c'è una motivazione molto molto semplice, cioè che tutto ciò che l'uomo qui in questo mondo usa, vive, è tutto di nostro Signore, è tutto suo. Cioè la stessa anima, il corpo, i nostri movimenti, il fatto che parliamo, sono tutti quanti atti che sono possibili per la divina volontà. Io adesso sto parlando e sto pensando perché Dio mi ha creato e perché mi mantiene nell'essere, perché le mie corde vocali funzionano, perché per grazia di Dio non ho malattie al cervello, insomma, tali che lo inibiscano, perché sto respirando, perché il mio cuore sta battendo, e tante altre cose, insomma, che gli scienziati sapranno meglio di me. Queste sono le informazioni comuni che più o meno sappiamo tutti. Cioè, tutte queste cose sono ininterrotti e perpetui regali che il nostro Signore sta facendo a noi. Ecco. E qual è il modo, diciamo così, doveroso di sdebitarsi? È vivere nell'obbedienza di chi ti ha fatto tutti questi doni. Questo è il modo con cui gli si esprime la gratitudine.
Perché se tu vivi in stato di nimicizia, quindi di lontananza dalla divina volontà, con colui che ti ha fatto tutte queste cose, ti stai utilizzando, ecco, delle cose, mentre te ne stai altamente infischiando, o peggio ancora, disprezzando o offendendo il loro autore. Questo, da un punto di vista oggettivo, certo che gli esseri umani non se ne rendono conto, per cui speriamo che il nostro Signore, nella sua clemenza, nei vari giudizi particolari ne tenga conto, ma da un punto di vista oggettivo questo discorso è assolutamente incontrovertibile, non fa una minima piega. Cioè, tu stai a casa mia e ti comportati secondo il galateo, è un comportamento quantomeno rispettoso, no? Che diritto hai tu di bere dell'acqua, che l'acqua è una creatura dell'Altissimo, quando tu nemmeno lo riconosci come tale? Magari non sembra buono neanche fatto il segno della croce quando t'alzi la mattina, come purtroppo speriamo di no, ma c'è da ritenere che non pochi, insomma, facciano, no? Quando c'è una situazione di totale non solo disinteresse, indifferenza, ma a volte anche sciocca o pregiudiziale, aprioristica, tendenziosa, insomma, e chi più ne ha più ne metta, ostilità nei confronti non soltanto di Dio, ma dell'idea stessa di Dio. Allora, da un punto di vista oggettivo, cioè, è un grande segno di maturità anche umana, no? Noi, per capire bene tante cose, per crescere anche su tante cose, dovremmo imparare a metterci nei panni degli altri, cosa che del resto Gesù nel Vangelo ci esorta a fare, perché quando dice tutto ciò che volete che gli uomini facciano, voi fatelo anche voi a loro, no? Quindi mettiti nei panni di chi ti sta dinanzi. E allora qui dobbiamo provare, per quanto sia difficile, a metterci nei panni di nostro Signore. Come reagiresti tu se c'è una persona che vive alle tue spalle, cioè al 100%, capito? Cioè, in tutto, non c'è niente di tutto quello che ha che non sia stato un dono fatto da te. Questo manco ti calcola. Non dico dirti grazie, ma proprio non ti calcola proprio. Anzi, se è possibile, te ne dice un sacco e una sporta. Pensiamo, ad esempio, a chi ha la brutta abitudine di bestemmiare, che non sanno quello che bestemmiano, no? Ma comunque lo fanno. O di, come dire, calpestare a volte proprio in maniera grossolana anche i principi più elementari della legge di Dio. Certo che noi non possiamo prestare le nostre intenzioni al Signore, no? Dice, io lo fulminerei, però da un punto di vista oggettivo è chiaro che questo è un comportamento assolutamente disdicevole. E Gesù dice che chi non fa la mia volontà si deve tenere come straniero nocivo e fraudolento, e quindi è necessario incatenarlo e gettarlo nelle carceri più profonde. Dicendo, in teoria, da un punto di vista oggettivo, questo dovrebbe conseguire. Poi, in pratica, sappiamo bene che l'amore e la misericordia di Gesù fa di tutto, insomma, per raggiungere l'anima, per convertire il peccatore. Però giusto per un discorso, diciamo, teorico, cioè, rebus ixtantibus, cioè in questa situazione l'unica cosa da fare sarebbe questo, perché tu stai dinanzi ad un mostro di ingratitudine. E la gratitudine, attenzione, non è una opera di misericordia, ma la gratitudine, già altre volte ho avuto modo di farlo notare, come insegna San Tommaso, è una parte della virtù cardinale della giustizia, cioè tu devi dire grazie e ricambiare il bene ricevuto. Non è questo un opzionale, cioè, ma sì, se voglio dire grazie lo dico. No, no, se tu hai ricevuto un beneficio, il beneficio ti obbliga alla gratitudine. Se no, se vogliamo parlare in termini umani, sei un cafone. Se vogliamo parlare in termini morali, sei una persona che ha commesso una ingiustizia. E quindi a questo dobbiamo pensarci. Perché fa parte della vita nella divina volontà, tra le altre cose, avere anche degli occhi, che sono gli occhi della sapienza, con cui si comprendono correttamente le cose. Se vado a bere un bicchiere d'acqua, cosa impariamo a fare? Prendo il ti amo di Gesù nell'acqua che bevo, nell'acqua con cui mi lavo, nel sole che è sorto la mattina, nell'aria che sto respirando, nel cibo che prendo, nel fuoco che mi riscalda quando ho freddo,
nella terra, nella madre terra, che mi consente di muovere i passi. È così, non è un modo di dire o una o alcune pie considerazioni devote, no. Questa è la realtà oggettiva delle cose. Non è certamente assolutamente evidente, come tutte le cose della fede. La fede, per definizione, sappiamo che non ha l'oggetto cose evidenti, ma pur non essendo evidenti, non di meno sono vere. Ecco, ora spostiamo l'attenzione al discorso sulla divina volontà, che è stato già introdotto ieri, no? Quindi il primato della divina volontà sullo stesso amore. Proprio perché Gesù spiega, ad immagine del sole, la divina volontà ha questa, come dire, stabilità intrinseca, potremmo dire, questa immutabilità strutturale, questa solidità assolutamente inamovibile, ecco, incrollabile, come il sole. È luce, d'accordo? È sole, mentre il fuoco simboleggia l'amore. E l'amore, cioè il fuoco, questo ne facciamo esperienza sensibile, ha continuamente bisogno di legna per alimentarsi, e se la legna manca, giunge anche a smorzarsi. E abbiamo già visto ieri le immagini che Gesù faceva, no? Quindi non è necessario riprenderle, queste sono... Quindi è necessario che la divina volontà sia nell'anima come un sole. Perché? Perché tutte le azioni che noi facciamo formino una sola cosa con la volontà di Dio, attenzione, ed ecco si forma il sole. Cioè, queste immagini, cioè l'immagine del sole e dei tanti piccoli soli che si formano dalle azioni compiute nel divino volere, è un'immagine fondamentale, d'accordo? Nella comprensione di questo aspetto essenziale spiegato nel dettaglio, nel particolare, da Gesù. Quindi la presenza della volontà di Dio dentro un'anima, quindi qui siamo già passati dal fare all'essere nella divina volontà, è sole, e quindi questa deve essere sempre curata, perché ogni azione che tu farai in questo modo sarà un piccolo sole ad immagine del sole divino che è Gesù. Mentre tutte quante le manifestazioni dell'amore, che sono buonissime, devono trovare la regola, oltre che l'alimento, nella divina volontà. Specie se l'amore non è regolato dalla mia volontà, dice, cresce e decresce, la sua luce è sempre fosca, mista con fumo. Allora, noi sappiamo che nella divina volontà il cuore, il centro, il punto di convergenza dell'amore totale è Gesù. Tantissime volte l'abbiamo meditato, no? Ma, attenzione, nella divina volontà hanno posto e spazio vivo e attivo tutte le forme di amore bello e sano, purché siano regolate dalla divina volontà, perché una persona che vive nella divina volontà, come la Madonna, è una persona che è tutta amore, ma è un amore perfettissimo, quindi un amore pieno, operativo, ardente, efficace e universale. Cioè, la Madonna, per esempio, amava San Giuseppe, ma tantissimo, certamente amava i parenti, tantissimo. Amava, come dire, se si passa l'espressione, Gesù in quanto figlio, quindi con amore di mamma, oltre che in quanto Dio, ma non ne parliamo nemmeno. Amava il lavoro, la Madonna? Sicuramente sì. Amava la sapienza? Ma era sede della sapienza. Amava gli animali, il creato? Supponiamo, la Madonna come, secondo noi, come... Che immagine ci facciamo? La Madonna si è sicuramente una casa in un paesino campestre, d'accordo? L'asinello ce l'avevano sicuramente, la Sacra Famiglia di Nazareth, che era la cavalcatura dei poveri. E come lo trattava l'asinello, la Madonna?
o le piante che c'aveva dentro casa, tanto per farsi qualche esempio, no? Ecco, queste sono tutte quante forme, cioè l'amore è sempre in se stesso buono, ma ma l'amore alle piante era l'ostacolo all'amore di Dio? No. L'amore allo sposo era l'ostacolo di Dio? No. E questo si vede in tanti. L'amore a Gesù era l'ostacolo all'amore di Dio? No. No. Perché questo la Madonna ce l'ha dimostrato sotto la croce. Gesù glielo ha ricordato, per esempio, nell'episodio dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù fra i dottori, no? Perché quella cosa? Per ricordargli che l'amore verso Gesù deve essere totale, infinito, ma sottomesso alla divina volontà, senza fiatare. L'amore tra Luisa e Gesù era grande, ma Gesù, abbiamo visto come continuamente educa quell'amore a stare sottomesso alla divina volontà. Luisa smania, io non vengo, non vieni, non mi lasci da sola, e Gesù dice, stai buona, perché se non vengo ci sta non le nostre buone motivazioni, quindi per te amarmi oggi significa rinunciare alla mia presenza. Dice, ma come, se rinuncio alla mia presenza non ti posso riempire d'amore? Mi riempi di amore diversamente, quindi questo significa che tutti gli amori devono essere regolati dalla divina volontà, nulla deve essere di ostacolo, ma tutto deve essere, come dire, manifestazione di quell'amore che nasce dall'amore di Dio, che è il primo frutto della presenza della divina volontà in noi e che tutto quanto mantiene nell'ordine, nella misura e nell'equilibrio. Quindi, in questo senso si compie perfettamente il primo comandamento, cioè il comandamento della carità, no? Che si ama Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, e il prossimo, ma non, gli esseri umani certamente, per amore di Dio, ma anche tutto per amore di Dio, no? L'amore al creato nella divina volontà è, d'accordo, ma alcune follie, d'accordo, che si fanno oggi nel mondo, no? C'è certi gruppi estremisti, insomma, animalisti estremi, che ne so, trattano un animale che, per carità, va trattato benissimo, va amato e va circondato di cure, no? Perché quella è una creatura di Dio, non bisogna fargli nessun male in nessun modo, e cercare di fargli vivere una vita serena. Ma tu non puoi, come dire, fare chissà che cosa per un animale e poi sei un abortista convinto, insomma, no? Questo è un disordine, questo qui, per dire, no? È evidente. Ecco, poi c'è quest'ultima immagine, passando all'ultimo punto, che è la volontà di Dio come oppio che addormenta l'umano nell'anima. Qui, allora, che cosa succede? Nella divina volontà si riposa, cioè si sperimenta dentro di sé un habitat, un mondo divino. Come avviene questa cosa? Ti arriva un dispiacere, e il dispiacere è sempre un dispiacere, d'accordo? Perché non è che, cioè, quanto ha sofferto la Madonna? Noi dobbiamo sempre pensare, sempre come parametro, la vita di Gesù e di Maria. La vita di Gesù e di Maria terrena è stata una vita di una felicità per noi assolutamente inconcepibile, ma anche di una sofferenza altrettanto inconcepibile. In questo mondo queste due cose vanno insieme. Ma cosa diceva già San Luigi Maria Monforte, già parlando di un'anima che fosse fusa completamente con la Madonna? Dice che le sofferenze, le croci, lei è la grande mitigatrice delle croci, cioè te le addolcisce, te le rende più leggere, con la sua presenza materna, con il suo amore, eccetera, eccetera. E questo è verissimo, ma San Luigi non sapeva forse che questa potenza della Madonna, oltre che risiedere nel suo essere donna perfetta e madre, quindi innamorata santamente dei suoi figli, dipende anche dal fatto che Maria stessa era fusa con la divina volontà. Allora, se tu sei fuso con la divina volontà, quel dispiacere è un atto della divina volontà nei tuoi confronti, quella calunnia è permessa dalla divina volontà per il tuo bene, quella sofferenza è voluta da Dio per te, uno stato di pene interne, oggi questo il Signore ti chiede. E quindi questo bisogna viverlo, quando si ha questa percezione profonda che questa o c'è o non c'è, d'accordo? E tutto diventa più leggero, specialmente quando insieme a questo c'è l'amore, perché se una persona sa, è convinta, ci crede, che Gesù in questo momento c'ha bisogno che io mi prenda con amore questa mortificazione,
perché serve una, e ne sarà contento, e lo faccio contento, e io lo amo, ma altro che, ma mandamene 100.000, gli va a rispondere, non diventa tutto quanto leggero. E cosa dice Gesù? Soffre molto di meno, ma acquisisce non solo gli stessi meriti, ma li supera. Perché? Perché è un dolore offerto in sofferto in maniera divina, cioè fuso con la divina volontà. Quindi soffri di meno e meriti molto di più. Attenzione, soffri di meno, cioè, ma capito, cioè la capacità di soffrire, diciamo così, è dilatata enormemente. Perché cosa dice sempre San Luigi Monfort? Che cosa succede a un animo della Madonna? Dice: ciò che spaventerebbe qualunque anima, difficoltà nel cammino, sofferenze, alle anime della Madonna non li spaventa per niente, vanno avanti come treni, non hanno paura. Perché? Perché sentono la potenza della sua protezione, della sua vicinanza. Non perché si diventa Superman. E c'è al tempo stesso la perfetta consapevolezza che questa non è farina del proprio sacco. No, questo dipende dall'oppio, dall'anestetico, dipende dall'oppio della divina volontà, che, come dice Gesù, è gratis, non ha controindicazioni, d'accordo, lo può prendere in qualunque momento, anzi, quanto più spesso l'anima lo prende, tanta più luce di ragione acquista e si addebora acquista la potenza divina. Cioè, quanti più atti si moltiplicano nella divina volontà, tanto più la nostra unione con essa cresce, tanto più si fanno sentire gli effetti dell'oppio e tanto più le nostre reazioni dinanzi agli eventi dolorosi della vita diventano sempre più divine. E per esempio, cioè, insomma, tutti quanti i santi, concludo, che hanno visto la passione di Gesù, dicono che Gesù non è che, cioè, non immaginiamo cosa significa essere, cioè, flagellati in quel modo disumano, insomma, no? O trafitti i polsi e i piedi con dei chiodacci aguzzi, insomma, cioè ti stramassacra, tutti, ti strappa tutti i tendini, le cose, ma Gesù mica gridava come un forsennato, eh? Ogni tanto gli scappava qualche gemito, ma non grida, cioè, ma chi non comincerebbe a urlare in maniera semplicemente per sfogare un dolore? Ma Gesù no. No, perché nel soffrire ha conservato, diciamo, esteriormente una grandissima dignità. Ma da dove gli viene una forza di questo genere di non urlare come un forsennato? Cioè, la carne di Gesù, dice San Tommaso, non solo che era sensibile come la nostra, ma era più sensibile della nostra, perché era carne perfetta. Ecco, quindi meditiamo, ecco, perché avere gratis, quando vogliamo, insomma, quest'oppio che ci renda grandi assorbitori, ecco, delle inevitabili prove della vita, con meno dolore e con molti più meriti, insomma, è cosa che ne vale veramente la pena. Abbiamo considerato, tra le altre cose, Santa Vergine Maria, ecco, proprio alcuni esempi tratti dalla tua vita e alcuni effetti già di una perfetta e vera devozione a te, sono molto simili a quelli che abbiamo meditato oggi. Ecco, aiutaci a vivere in modo tale che non rubiamo mai nulla al Signore, ecco, ma siamo i primi non soltanto grati ma anche riparatori, ecco, dei molti furti che incessantemente la divina volontà e il nostro creatore subisce, ecco, oggettivamente dalle creature. Ecco, che possiamo imparare sempre a muoverci generando, ecco, non morte, non tenebre, ma soli in continuazione, e soprattutto, ecco, lasciando penetrare sempre più questo divino oppio della divina volontà, per poter grandemente, ecco, meritare anche grandemente, ecco, accogliere con amore e con docilità e vedere in tutto la divina volontà, ecco, nelle inevitabili sofferenze e prove della vita.
Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.